Buongiorno, io sono Albi e questo sarà un commentary di Team Fortress utilizzando il medico, ma prima di utilizzare il medico vi farò vedere questa piccola clip utilizzando lo scout su Arena. E in questa piccola clip, appunto, che dura ancora 15 secondi, quindi devo parlare molto 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 velocemente, e volevo informarvi di altri miei due video, uno su Melagodo e uno su OnGameSit. Potete trovare i link qua negli angoli e nella descrizione. Quindi sì, direi che ora possiamo iniziare il commentary vero e proprio. Dunque, da dove iniziare? Sto utilizzando il medico e la mappa è una mappa di attacco e difesa, ossia una squadra attacca e deve prendere, diciamo, due punti simili a quelli di Dominion di Call of Duty uno dopo l'altro, mentre invece l'altra squadra deve difendere e impedire, diciamo, che la squadra faccia appunto irruzione nella loro base. Ora, come vedete, sto seguendo Jime che sta utilizzando il grosso e non lo so, è un po' come il mio video su Melagodo, quello che misi con il rotellone, che quello il rotellone di Team Fortress, ovviamente, in cui usai io il grosso e lui il medico, solo che questa volta i ruoli sono invertiti. Come vedete, sto utilizzando l'Uber. L'Uber, questa diciamo invincibilità, è una cosa che si carica al medico quando, diciamo, cura molto. Curando si carica pian pianino questa barra, che poi il medico con tasto destro può, diciamo, sprigionare e attivare, ecco, l'invincibilità su anche più di una persona. È molto comodo per, diciamo, fare breccia nella difesa del nemico, soprattutto quando ci sono molte torrette. Sì, ecco, questa è l'Uber. Ci sono anche diversi tipi di Uber, ci sono diversi tipi di Medigun. Quella che si utilizza normalmente è, diciamo, quella base, quella che dà l'invincibilità, ma ce ne sono altre che ad esempio ti garantiscono dei colpi critici alla persona che stai curando, che permettono di fare delle stragi inaudite, o ad esempio una che permette di curare a pressione, quindi magari tenere su tante persone alla volta e curarle tantissimo, ecco, più del normale. Ma vabbè, io generalmente preferisco la Medigun, che è, diciamo, la più versatile, ecco. In ogni caso, per chi non sa cos'è Team Fortress 2, vi consiglio di dare un'occhiata ai miei vecchi video. C'è uno in cui spiego un attimino che genere di gioco è e il fatto che è completamente gratuito su PC. Lo ripeto, completamente gratuito. Un gioco che davvero vale la pena provare. E direi che non è pubblicità ingannevole quando dicono che Team Fortress 2 è il più grande divertimento che tu possa avere online, perché sì, sono sempre più convinto che sia uno dei migliori, se non il migliore gioco per PC che esista. Comunque, in questo video avevo intenzione di parlarvi un attimino del medico e di come utilizzare questa classe al meglio. Una cosa che fa abbastanza sorridere se pensiamo che io non sono davvero un bravo giocatore di Team Fortress. Voglio dire, io penso di essere un ottimo giocatore di Call of Duty, penso di essere un buon giocatore di Battlefield, ma quando si va su Team Fortress credo di essere, sì, forse sopra la media, ma di sicuro ben lontano dal definirmi un bravo, un ottimo giocatore, ecco, e ho ancora davvero tanto da imparare. Questo è un gioco in cui, diciamo, è facile divertirsi anche quando si è scarsi, ed è per questo che molta gente ci gioca, anche non facendo degli ottimi punteggi o cose del genere. È comunque davvero facile divertirsi, piacersi, che cazzo ho detto, no? Come si dice? Like the game. Piacere il gioco, ecco, sì, insomma, è un gioco che ti piace sempre, un gioco che ti riesce a divertire anche quando vieni unato, eh. E questa è la cosa più bella. E ogni classe è facile da imparare ad usare, facile, diciamo, da utilizzare per quanto riguarda le basi, ecco, ma ognuna ha una profondità enorme e, diciamo, è molto molto difficile ogni classe da masterizzare davvero. Masterizzare intendo proprio, diciamo, giocare al meglio, utilizzare ogni singola potenzialità di quella classe. Spero che abbiate capito cosa intendo. Anyway, passiamo a questi benedetti consigli. Scusatemi, lo so, ho una deformazione da inglese impressionante. Stavo dicendo, sì, con il medico, beh, è importante innanzitutto tenersi all'indietro, tenersi sempre dietro al proprio partner, come vedete, come sto facendo ora, stare, diciamo, in copertura, perché non c'è davvero nessun motivo per esporsi quando si può stare riparati dietro a qualche cassa o anche a un muro. E voglio dire, non è davvero conveniente giocare aggressivo con il medico, perché se farete così rischierete soltanto tanto di morire e di perdere tutta l'Uber che avevate caricato. E diciamo che dovete cercare anche, come vedete adesso, di muovervi, di schivare ogni singolo colpo, di, insomma, eludere gli avversari, e quando il vostro partner muore è subito arretrare, anche se in situazioni come questa, come vedete, non c'era davvero speranza di sopravvivere, ecco.
Ma la maggior parte delle volte, se non avete un Uber carica e vedete che il vostro compagno è morto, vi conviene arretrare perché la rigenerazione, voi forse non lo sapete, ma il medico è l'unica classe che può rigenerare vita da sola senza, diciamo, essere curato o comunque prendere dei medikit. La rigenerazione pian pianino riporterà la vostra vita ad un livello decente e potrete di nuovo tornare, diciamo, a curare nell'azione, ecco. E un'altra cosa, ricordatevi sempre di curare tutti, non scegliete soltanto una persona e vi attaccate a quella e basta, no, date una curata agli altri perché potete aumentare la loro vita oltre al limite normale della loro vita. Come vedete qua, io curo quel piro, curo questo Sawyer, curo quest'altro piro, adesso magari poi torno indietro e do un'altra curata al cecchino. Voglio dire, non dovete fissarvi su una persona sola, dovete cercare di aiutare la vostra squadra in tutto e per tutto, aumentando la vita anche di quelli che magari non seguite. E guardate ora cosa succede, questo medico viene attaccato e attiva l'Uber così, uno contro uno. Dite, beh, è sprecata. Sì, diciamo che è sprecata, però è meglio sprecare un Uber ogni tanto in questo modo che piuttosto cercare sempre di tenerla, dire no, la voglio tenere dopo, la voglio risparmiare e finire per morire e rimanere morti senza neanche un 1% di Uber, capito? Quindi diciamo che a volte nelle situazioni in cui si è costretti non avete paura, insomma, utilizzate l'Uber, è inevitabile ogni tanto usarlo ed è la cosa più intelligente da fare. Quindi sì, direi che abbiamo concluso e vi ricordo che nella descrizione ci sono i due link degli altri miei due video su Me La Godo e On Games, mettete un bel mi piace, ciao ciao ciao!